Nato a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 settembre 1916, figlio di un ispettore scolastico e di una insegnante, Aldomoro si laureò in giurisprudenza a Bari nel 1938 e dal 1941 iniziò a svolgere l'attività di docente universitario incaricato. Membro della Fuci, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, ne divenne presidente nazionale nel 1939, su proposta del segretario di Stato Montini, il futuro Paolo VI. Nel 1946 fu eletto all'Assemblea Costituente, svolgendo un ruolo importante nella redazione della Carta Costituzionale. Nel 1955 divenne Ministro della Giustizia e nel 1959 fu eletto Segretario della Democrazia Cristiana. Dal 1964 al 69 guidò i governi di centrosinistra in alleanza con il Partito Socialista. Fu poi Ministro degli Esteri dal 69 al 72 e nuovamente Presidente del Consiglio nel 76. Presidente della DC dal 76, guidò la formazione dei governi di unità nazionale assieme al Partito Comunista, ma fu rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 e, dopo 55 giorni di prigionia, venne ucciso il 9 maggio dello stesso anno. chi era davvero Aldo Moro. Volendo partire da una autorappresentazione ideale, delineata nelle condizioni estreme della drammatica prigione brigatista, dovremmo riferirci alla definizione di democratico cristiano vero, esposta, per negarla ad Andreotti, nel suo memoriale, vale a dire un insieme di bontà, saggezza, flessibilità, limpidità. Con queste parole Moro sembra pensare all'ideal tipo del militante democristiano di base che egli sentiva vivere anche dentro di sé. Se questa è la tipologia umana che Moro aspira ad incarnare sul piano della moralità individuale, la sua personalità pubblica era quella, come scrive un suo biografo, di un politico pensatore persuasore, abituato a preparare da lontano le mosse politiche vere e proprie, a scrutare con un'intensa meditazione le conseguenze e le implicazioni possibili e ad accompagnarle poi man mano con discorsi pubblici, articoli sui giornali, lettere e colloqui privati. Il tono di fondo di questo scrutare storico-politico, Moroteo, era animato da qualcosa di simile al gramsciano pessimismo della ragione, che però non si affiancava, come in Gramsci, all'ottimismo della volontà, quanto alla ponderazione propositiva. Moro stesso ha infatti detto di sé: Io sono pessimista per natura e per senso di responsabilità. Sulle sue origini e sulla sua formazione ha pronunciato parole illuminanti suo nipote Renato Moro, storico del cattolicesimo italiano, nel corso della cerimonia per il centenario della nascita dello statista pugliese che si è tenuto al Quirinale. Renato Moro afferma, tra le altre cose, che Moro, in quanto leader nazionale, e forse internazionale. È stato innanzitutto un uomo della provincia e del sud, veniva da una famiglia di piccola borghesia meridionale, di insegnanti, tra i due poli del Salento paterno e della Calabria materna. Questa formazione meridionale è stata però colorata di tanti elementi di modernità. Il padre era uno dei maggiori esperti di scuola elementare, la madre era una convinta assertrice dell'emancipazione femminile. Moro ha perciò sempre visto la scuola come straordinaria occasione per riunificare l'Italia e soprattutto per l'emancipazione delle classi più povere. Moro votò repubblicano nel 1946, ma fu anche molto comprensivo delle ragioni dei monarchici. Beniamino Andreatta, riferisce Renato Moro, ha testimoniato che Moro si esprimeva sull'Italia con questa metafora. Il paese era come un castello di carte. Si poteva cercare di costruire un ulteriore piano, ma bisognava appoggiare le carte con grande delicatezza e trattenere il respiro, altrimenti corrolava tutto. Per quanto riguarda la sua vita privata, Enzo Biagi ricordava che nessun amico del partito frequentava casa sua, che a Moro piacevano i libri gialli, le belle cravatte, la musica classica, i fiori, i film d'avventura e quelli di Totò. Gli intimi assicuravano che aveva anche un forte senso dell'umorismo e si spingeva perfino a fare l'imitazione dei personaggi che frequentava assiduamente. Moro non parlava mai di sé e risultava quindi a volte indecifrabile anche a chi gli stava accanto. A differenza di Fanfani non teneva diari, ma godeva di una memoria eccezionale, e conservava comunque tutta la documentazione che lo riguardava, ben classificata ma poco utilizzata da lui e probabilmente raccolta ad uso degli storici futuri. Secondo la testimonianza del suo portavoce Guerzoni, Moro non era abituato a dare ordine ai collaboratori personali, concedeva il tu a pochissimi e Nenni fu uno di coloro con cui colloquiava con maggiore apertura. Nei rapporti con i collaboratori istituzionali, riferisce l'ambasciatore Andrea Negrotto di Cambiaso, che con lui lavorò al Ministero degli Esteri, si stabiliva una certa dimestichezza, che Moro, dice Negrotto, esprimeva con un misto di discrezione e di attenzione. Col suo tono soave, trovava sempre il modo di informarsi al volo delle piccole cose quotidiane, ma sempre ad una rispettosa debita distanza, di cui egli possedeva il riposante segreto. L'ambasciatore Gaia, a sua volta, in un ricordo di Moro, pubblicato sulla stampa poco dopo il suo assassinio, affermava che delle decisioni prese Moro assumeva la responsabilità senza farla ricadere sui suoi collaboratori, e nonostante il peso del suo incarico appariva sempre calmo, eguale, gradevole, spesso non privo di un sottile humor. Guerzoni dice anche che Moro non era un tipo allegro nella sfera pubblica. Ma in qualche misura ci faceva, nel senso che aveva assunto un atteggiamento, che del resto gli confaceva, di persona restia, sempre pronta a ritirarsi, ma era anche una tattica che produceva effetto su Mariano rumor e dintorni, cioè sui dorotei del partito. Moro non era attaccato al potere, era il potere in persona, nella sua sacralità e indivisibilità e irrinunciabilità, conclude Guerzoni. Si sa infatti che sotto il peso di condizioni politiche avverse Moro sapeva modulare la sua azione minacciando il ritiro di fronte alle ostilità che gli manifestavano i suoi amici di partito. Oppure esercitando sapientemente l'arte del rinvio, della convinzione, della decantazione quando si trattava di forze esterne che ne intralciavano l'azione politica e di governo. Sull'azione politica di Moro in condizioni estreme possono però essere compiutamente descrittivi i due avverbi, gentilmente e gelidamente, usati da Negrotto per descrivere il disaccordo che Moro espresse nel 73 agli ambasciatori dei paesi del cosiddetto Gruppo dei Cinque che aveva escluso l'Italia da quello che poi, grazie anche alle pressioni di Moro, divenne nel 1975 il G7. Per cui lo storico Franzinelli, a proposito dell'arte morotea di sopire i dissidi e di non contrastare apertamente forze ostili e pericolose, come avvenne durante la nota crisi dell'estate 1964, legata alle minacce di colpo di Stato militare o piano solo contro la nascita del centro-sinistra, dice Franzinelli che dietro l'apparente arrendevolezza Moro esercitava con tenacia il suo ruolo di statista. Subitanee passività e apparenti debolezze tattiche si collocano infatti dentro una strategia ben definita in un progetto lungimirante. Al contrario del linguaggio politico involuto che gli veniva rimproverato da molta stampa, quando doveva comunicare le sue volontà politiche alla amministrazione di cui era a capo, come il ministero degli esteri, Moro si esprimeva in modo più deciso, con note brevi, asciutte e sempre chiare, come riferiscono i suoi collaboratori. L'involutezza e l'arte di saper attendere erano d'altra parte dettate dalla sua lettura della situazione italiana, come abbiamo visto. E sotto questo profilo aggiunge l'ambasciatore Negrotto. Moro si domandava se non avesse potuto essere un po' più decisionista di fronte a questo o quel problema emergente anziché assecondare la sua fiducia istintiva nella maturazione naturale delle cose. Ma nulla o quasi di buono o duraturo era possibile realizzare, secondo Moro, in Italia col bisturi. Intervenire chirurgicamente su una realtà ancora in incerta maturazione avrebbe creato guai peggiori. Quando lo aveva fatto, ammetteva Moro, aveva sempre sbagliato. Moro era cristiano, anzi con vocazione quasi sacerdotale, ma realista e non integralista. All'assemblea costituente era stato vicino alla sinistra democristiana legata a Dossetti e pare che durante la guerra avesse nutrito anche simpatie per il Partito Socialista. Quindi era animato da un'ispirazione progressista di fondo. Egli usava il compromesso come fattore di progresso, attirandosi però in questo modo gli strali di tutti gli spiriti cartesiani o faziosi. Riuscì però nell'impresa di realizzare negli anni 60 il centro sinistra e dopo il 1976 la solidarietà nazionale, contenendo e rintuzzando a suo modo, senza alcun orgoglio o ostentazione, il moderatismo e l'elitismo di cui la DC era parzialmente l'espressione. Ma che andava anche al di là della democrazia cristiana. Una delle principali alternative al centro-sinistra organico, varato nella drammatica crisi del luglio 1964, e in questo canale vi è un video dedicato a queste vicende che vi invito a visionare, una delle alternative, si diceva, al centro-sinistra, era infatti un governo tecnico. Ipotesi che si affacciò per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana proprio in quegli anni candidato a presiederlo era Merzagora, presidente democristiano del Senato, con l'avallo della Confindustria, della Banca d'Italia guidata da Guido Carli e di parti importanti della Commissione europea. Ma già nel giugno del 62, in dichiarazioni rilasciate per settimanali come Oggi e Epoca, in occasione dell'importante tornata elettorale delle elezioni amministrative, Moro aveva parlato di ostacoli all'espansione democratica del quadro politico frapposti da forze di destra e da ambienti economici che egli definiva retrivi, cioè quelli che oggi chiameremmo i poteri forti poteri forti che, all'epoca della crisi del primo governo di centrosinistra organico, alimentarono anche una retorica relativa alla presunta inefficienza della mediazione morotea rispetto all'efficientismo delle soluzioni impopolari, ma fatte nell'interesse della stabilità economica del paese. Il governo Moro aveva fra l'altro inaugurato il metodo della consultazione delle parti sociali e quindi aperto la strada a quel metodo di governo delle relazioni sociali che va sotto il nome di concertazione. La critica alla concertazione era al centro di un importante scoop giornalistico di fine maggio 64 volto a delegittimare Moro e la sua metodologia di governo. Un editoriale del Messaggero il giornale all'epoca schierato contro il centrosinistra e ritenuto foglio vicino al Quirinale, riferiva della lettera riservata che il ministro del Tesoro Colombo, a sua volta vicino a Carli, aveva inviato a Moro per chiedere misure urgenti e da autorità di contenimento di salari e consumi. La reazione di Moro, di fronte alle interpellanze parlamentari, sarà quella di un incassatore paziente ma non indeciso che ebbe anche la forza di coprire Colombo di fronte alle rimostranze della sinistra DC e di fronte alle Camere. Il commento del messaggero era in linea con la retorica antimorotea, ormai invalsa, vi si leggeva tutto si è perduto nel vago, è stato diluito, è stato sdrammatizzato o svirilizzato. Al di là di questa retorica, in realtà, le richieste di Colombo, che erano sollecitate dal governatore Carli per risolvere la breve crisi economica del 64 seguita alla convulsa esplosione economica italiana degli anni 58-63, queste richieste furono in parte accettate da Moro e imposte ai socialisti che facevano parte della compagine di governo. Esempio quindi questo che può riassumere tutta la personalità di Moro come uomo di governo. Il Giurista Leopoldo Elia, che è stato stretto collaboratore di Moro, nel suo intervento a Sorrento del novembre 65 all'Assemblea Nazionale della Democrazia Cristiana, coniò l'espressione occupazione del potere e dello Stato da parte della DC, la cui struttura era sempre più calcata sulla gestione del potere. In effetti fu tipico di quasi l'intera DC della prima parte della vita repubblicana una visione che potremmo chiamare di esclusivismo della maggioranza. Vale a dire che, su molti piani, solo la vicinanza al governo poteva garantire carriere personali, accesso al lavoro nella pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato, commesse di Stato, eccetera. Ciò stimolava tra l'altro una condizione, un sentimento di esclusione e rigetto in chi si riconosceva nei partiti di opposizione, soprattutto i comunisti e i socialisti fino alla fine degli anni 50, alimentando per reazione la crescita stessa dell'opposizione, crescita la quale non si nutriva soltanto di valori politici, ma era fatta anche di riferimenti etico-sociali con venature talvolta populiste. Sintomatico di questo moralismo degli esclusi fu negli anni 50 il termine forchettoni, che fu usato nella propaganda politica antidemocristiana. Indicava i grandi divoratori, i robusti mangiatori dei soldi dello Stato e di prebende varie. Un disegno satirico di Scarpelli mostrava la breve marcia di tre leader democristiani, De Gasperi, Gonella e Scelba, con forchetta, cucchiaio e coltello portati a spalla come un'arma, accompagnati dal motto per l'onestà contro la corruzione. In effetti il cosiddetto clientelismo, sia a livello spicciolo che nell'alta amministrazione, costituiva indubitabilmente un puntello del potere democristiano. Nella propaganda antidemocristiana dell'epoca, questo elemento si associava spesso all'accusa ai vertici DC di essere eterodiretti, di acquiescenza a poteri esterni, vale a dire soprattutto agli interessi statunitensi. Anche Moro fu lambito da questi due obiettivi polemici antidemocristiani. E va notato su questo terreno che qualche elemento di un coinvolgimento di Moro in pratiche di finanziamento illecito ai partiti, che all'epoca erano abbastanza diffuse, è effettivamente emerso, dopo la morte di Moro, nel corso delle indagini sul cosiddetto scandalo petroli. Tuttavia con Moro ancora in vita l'unico episodio che lo vide davvero al centro di uno scandalo politico-finanziario fu un'accusa quasi certamente calumnosa che portò alcuni giornali a identificare, senza alcuna prova, nel 76 in Moro colui che si nascondeva sotto il nome in codice di Antilope Cobbler, usato dai corruttori della casa costruttrice americana Lockheed per forniture aeree alle forze armate italiane. Nel marzo 78, poco prima del suo rapimento, la Corte Costituzionale scagionerà completamente Moro da tali accuse infamanti. In sostanza, nel contesto della guerra fredda e dei necessari finanziamenti per l'attività politica di gruppi e correnti, e dell'esistenza di una vasta industria di Stato che favoriva clientelismo e nomine politiche, anche Moro usò in parte queste leve, ma lo fece in modo molto limitato e sempre nel quadro di una strategia politica consapevole e di alto rilievo. Per quanto riguarda le critiche al suo ruolo come difensore dell'Alleanza Atlantica e per i cosiddetti omissis, ovvero segreti di Stato, opposti nel dibattito parlamentare sul presunto tentativo di colpo di Stato dell'estate del 64. Tentativo che, fra l'altro, era a danno del governo presieduto dallo stesso Moro e del tentativo riformista da lui guidato con l'esperimento politico del centro-sinistra aperto ai socialisti, questi omissis, diventati spesso in una certa pubblicistica proverbiali, e che rimasero in qualche misura appiccicati al nome di Moro anche nelle nuove generazioni che si affacciavano alla vita adulta fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, Tali omissis, ovvero si diceva secretazioni di documenti ufficiali, sono da mettere certamente in relazione al fatto che Moro sentisse la Repubblica come la creatura politica della sua generazione, da difendere dagli attacchi portati dall'esterno, anche a costo di nasconderne le magagne. Eugenio Scalfari e l'Espresso, che a metà degli anni sessanta avevano sollevato il caso del piano solo, puntavano infatti il dito contro l'ex comandante dei carabinieri De Lorenzo e l'ex presidente della Repubblica Segni, in quanto organizzatori palesi o occulti del presunto colpo di Stato. Ma il perbenismo istituzionale di Moro, che era anche sacrificale, poiché tutta la manovra, come detto, era stata a suo danno, faceva il paio all'opposto con la cultura soggettivistica e contestataria. Tipicamente italiana, che produceva e produce ancora quella insofferenza verso lo Stato che è coltivata anche dai cultori dello Stato, come si proclamava l'influente ambiente giornalistico e culturale di matrice laico-liberale-progressista, che ruotava attorno all'espresso e poi alla Repubblica. Sulla concezione che Moro aveva dello stato democratico, significativo è un passaggio del suo intervento all'Assemblea Nazionale della DC di Sorrento del 65. La vita democratica, affermava Moro, deve puntare all'unità, ad un vigoroso esercizio del potere alla soddisfazione dell'esigenza di armonia e di ordine che è propria dell'uomo e della società e la maggioranza che deve fare l'unità Mentre l'opposizione è chiamata a rompere l'unità per poi ricostituirla su altre basi, secondo la sua intuizione. Queste vicende, però, come si diceva, lasciarono un segno. Molti giovani videro in Moro sempre di più l'uomo degli omissis e il difensore garante dell'ordine democristiano, per molti un ordine corrotto, a sua volta sottomesso all'imperialismo americano. Il Moro comunicatore era di una pasta tutta particolare. Il noto storico tedesco Mosse ha ricordato che a Moro non piaceva la televisione ed era incapace di usare i mezzi di comunicazione più moderni. Anche altri studiosi hanno messo in risalto come Moro, in sostanza, non sapesse parlare al popolo né anche usare la televisione. Sempre secondo Mosse il modo di comunicare più avveniristico per Moro era scrivere editoriali molto complessi, soprattutto per il quotidiano Il Giorno, e ne stava correggendo uno in auto anche la mattina in cui fu rapito. Tutto ciò secondo Mosse nel momento in cui, per vincere la sfida dei movimenti antidemocratici, gli uomini politici avrebbero dovuto imparare a usare miti, simboli, riti collettivi, ogni strumento della moderna comunicazione di massa. Mosse si è occupato, infatti, come storico dell'uso da parte del nazismo tedesco di questi strumenti. Mosse, d'altra parte, sottolinea che si tratta di un paradosso, e nel destino di Moro, egli scrive, si prefigurava il paradosso della democrazia parlamentare. Se si vuole essere uno statista, bisogna essere in una certa misura un capo carismatico. Bisogna fare appello, a seconda dei casi, al sentimento nazionale e ad altre passioni per condurre la gente verso nuove mete, con tutti i rischi di deviazione dalla democrazia che ne conseguono. Perciò, già alla metà degli anni Sessanta, questo versante della personalità politica di Moro fu attaccato. Scriveva nel settembre 65 Nando San Pietro, direttore di Epoca, cioè del Life Italiano, un giornale che puntava molto sul ruolo dell'immagine fotografica e della narrazione popolare. Mauro è un lungo enigma per me. Quest'uomo che non vuole essere fotografato, che non vuole essere intervistato, che non vuole essere citato, che non vuole nemmeno essere lodato, da dove viene e dove andrà? E Come diavolo ha fatto a capitare in mezzo a noi? Bisogna però anche considerare che a epoca non era insensibile in quel momento agli interessi dei poteri economici e dei nemici del centro-sinistra e nella crisi del 64 il giornale si era dichiarato per un governo forte e competente. Moro era effettivamente, dal punto di vista comunicativo, inattuale già all'inizio degli anni 60. Prima ancora che la società dell'immagine si affermasse compiutamente e che la comunicazione politica diventasse semicommerciale. Ma l'elezione a segretario della DC alla fine degli anni 50 ne fece, forse suo malgrado, anche un personaggio televisivo, però anomalo. Secondo lo storico Mastro Gregori, alle tribune politiche Moro di solito partecipava di malavoglia, rifiutava ogni accenno di recitazione brillante, non voleva saperne di tecniche comunicative, chiedeva di non essere truccato. Mai polemizzare con la stampa o smentire, tanto è inutile. Questa frase di Moro, riferita ai suoi collaboratori, ci dà un ulteriore tassello della sua personalità comunicativa. Paolo Mieli si è recentemente divertito a raccogliere alcuni dei giudizi negativi se non sprezzanti che a sinistra furono espressi sulla personalità e sullo stile politico di Moro. Natalia Ginsburg lo definì dromedario grande e triste, Giorgio Agosti lo descrisse come viscidamente pretesco e infido, Palmiro Togliatti il rise a quel De Gasperi Alessandrino. Per Pietro Ingrao fu nient'altro che un gesuita, per Davide Laiolo dava il senso della pioggia uggiosa delle scure giornate invernali, era un mefistofele di sacrestia, dalle parole foderate di grigio e dalla smorfia dolciastra, che sta seduto al banco del governo con la stessa noia con cui sta genuflesso in chiesa, molle e resistente come la gomma. Per Paolo Pasolini scrisse che la sua era la lingua della menzogna. Del resto in un volumetto del 76, all'epoca dell'Unità nazionale, un importante giornalista comunista, che dell'Unità fu condirettore, Agnello Coppola, scriveva di lui in toni quasi sprezzanti, parlando come di un uomo che era certamente uno dei principali responsabili della degenerazione degli apparati pubblici, del decadimento dello Stato, della riduzione della politica a gioco di formule e a mera diplomazia istituzionale. Pasolini, nei suoi scritti e nei suoi film, Sasha, in todo modo, eccetera, raccorsero anche inconsapevolmente questa antipolitica con il tema del processo all'ADC e della decadenza fisica e morale di quel sistema di potere, la cui colpa principale era forse quella di essere durato troppo a lungo e di voler durare oltre ogni misura. Un problema questo effettivo. Come si vede le critiche a sinistra ma anche a destra dello stile comunicativo di Moro e della sua metodologia politica, sono ingenerose e non tengono in alcun conto la complessità dei problemi che Moro e la classe dirigente dell'epoca dovevano affrontare e risolvere in un contesto internazionale molto difficile. Ma come si può già percepire, col tempo le critiche alla persona di Moro si andarono a sommare e a confondere con le critiche all'intero sistema democristiano. Aldo Moro, a dispetto dell'immagine che se ne faceva una certa sinistra giovanile degli anni 70, come esito di queste critiche e polemiche, Aldo Moro non era un reazionario né un gretto conservatore. Ciononostante, egli non riuscì a far capire, e forse non poteva o non volle, a quelle fasce di sinistra di contestazione il suo ruolo specifico nel sistema di potere democristiano. Troppo uomo di trattativa, un po' elitario, ammantato di segreto, seppure a fin di bene, Perciò odiato anche dalla destra, finirà Moro stretto fra gli opposti estremismi, che alla fine lo stritoleranno. Eppure, Moro fu l'uomo politico italiano, secondo il giudizio di molti storici, che più risentì il carattere di rottura del 68, o meglio la novità radicale che si era prodotta. Moro sembrò percepire l'ansia di protagonismo popolare che si nascondeva dietro i fenomeni esteriori e rumorosi della contestazione giovanile. Ciò che gli espresse in un famoso discorso del 21 novembre 68 al Consiglio nazionale della DC, che doveva decidere la linea politica per l'intera legislatura. «Tempi nuovi, disse Moro, si annunciano ed avanzano in fretta come non mai» il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d'ombra, condizioni di insufficiente dignità e di insufficiente potere non siano oltre tollerabili, l'ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze all'intera umanità, la visione del diritto degli altri, anche dei più lontani, da tutelare non meno del proprio. Il fatto che i giovani, sentendosi ad un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità. Vi sono certo dati sconcertanti, di fronte ai quali chi abbia responsabilità decisive non può restare indifferente, la violenza talvolta, una confusione ad un tempo inquietante e paralizzante. Il semplicismo, scarsamente efficace, ma sono tuttavia un fatto benché grave di superficie. Nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della storia. Vuol dire questo che non vi siano binari da apprestare, leggi giuste da offrire alla società italiana, istituzioni capaci di garantire il moto della storia, incanalandolo perché non approdi all'anarchia, alla dispersione, alla delusione? Certamente no. Noi dobbiamo governare, cioè scegliere, graduare, garantire, ordinare. Certo, noi opereremo nei dati reali della situazione, difendendo, contro il disordine, la libertà, l'ordine e la pace, ma dovremo farlo, e questo è il fatto nuovo e difficile della nostra condizione, con l'animo di chi, consapevole delle strette politiche e delle ragioni del realismo e della prudenza, crede profondamente che una nuova umanità è in cammino accetta questa prospettiva, la vuole intensamente e proteso a rendere possibile ed accelerare un nuovo ordine nel mondo. Il dramma di Moro e della sua immagine è però che all'esterno, tra i meno avveduti e tra i più giovani, egli finisce spesso per incarnare soltanto questo ruolo di manifestazione plastica del potere democristiano, lungo, trentennale, intrascendibile, protervo, quindi insopportabile da distruggere. Diventa quell'Imperatore che il capo storico delle Brigate Rosse Franceschini confessa, in una lettera di pentimento alla figlia di Moro, aver visto all'epoca in suo padre o un intoccabile, come un brigatista presente a Via Fani, ne definisce l'immagine e il ruolo in una audizione recente della commissione parlamentare d'inchiesta sul suo rapimento. E Moro, da quanto detto finora, non è solo stretto fra gli opposti estremismi, ma sta dentro un'altra morsa, quella costituita dal polo interno di una certa insoddisfazione e distanza democristiana nei suoi confronti, come leader troppo progressista. E quella del polo esterno della multiforme lotta che coinvolgeva laici, cattolici della contestazione, sinistre, della lotta multiforme a ciò che andava sotto il nome di sistema di potere democristiano. D'altra parte è anche vero che, se c'è una stella polare nella vita politica di Moro, essa è stata proprio data dalla centralità democristiana. Come scrisse Moro su Epoca ai tempi del primo centro-sinistra. Egli attribuiva alla DC l'irrinunciabile e insopprimibile funzione di guida della vita politica italiana.